Uno esce dal lavoro, torna a casa e deve stare in macchina perché non trova dove parcheggiare. Specialmente la domenica, quando fanno i tornei, non si può uscire di casa perché altrimenti non si ritrova al posto. Erano stati i residenti di Querrata che vivono nei pressi del campo scuola a segnalare, anche tramite i nostri microfoni, le difficoltà vissute, carenza di posti auto e parcheggio selvaggio. Una vicenda che aveva portato anche ad una raccolta firme e che era approdata in consiglio comunale con un'interrogazione. Adesso l'amministrazione comunale ha annunciato importanti novità. Nel corso di questi ultimi anni il campo sportivo di Querrata, fortunatamente grazie al lavoro della società che lo gestisce, è stato molto più frequentato, quindi da giovani sportivi attraverso un numero maggiore di iscritti ma anche un numero maggiore di tornei e attività principalmente in tarda primavera. Questo ha portato appunto un problema di parcheggio selvaggio nella zona, nonostante i parcheggi non siano pochi però evidentemente non sufficienti. Abbiamo vagliato varie possibilità, tra cui anche alcune più costose e più che altro più lunghe nel tempo da realizzarsi, quindi quantomeno in questa prima fase insieme all'assessore Casi, che era presente all'incontro, metteremo dei dissuasori sui marciapiedi per evitare che vengano occupati appunto abusivamente dalle auto parcheggiate, e allo stesso tempo sempre l'assessore Casi con i propri uffici sta valutando la realizzazione di nuovi parcheggi in luogo di quelli già esistenti, ovvero sulla strada che costeggia la tribuna del campo sportivo. Sono attualmente presenti 25-30 posti per lungo, diciamo. Vediamo di dove ce ne sono uno, di farne due attraverso una traslazione dei parcheggi a Rischia di Pesce, non andando ad occupare la corsia di marcia, che era un'opzione che però avrebbe, diciamo, obbligato a mettere a senso unico la percorrenza, ma andando a recuperare spazio, diciamo, sul marciapiede poco utilizzato e su una striscina d'erba che separa la strada appunto dal campo sportivo. Un pezzo di terra di fatto poco utilizzato che invece potrebbe fare al caso nostro per aumentare i parcheggi, oltre a evitare chiaramente la sosta selvaggia.